Olimpiadi speciali di Rete Solidale, si arriva alla 14ª edizione, questi ragazzi speciali, particolari, insieme per divertirsi ma anche per competere. Sì, li abbiamo battezzati Olimpiadi Speciali di Rete Solidale, Special Olympic Rete Solidale. In effetti è un gioco, è un divertimento, puro divertimento, ma è anche, come dire, competizione. E la gara mette sempre in competizione le persone, ovviamente però su un campo sportivo, per cui è una competizione sana. Poiché noi siamo impegnati tutto l'anno, e attraverso lo sport tentiamo, come dire, che diventi anche un luogo sociale, un luogo di divertimento, ma di socializzazione, ma anche un luogo terapeutico. Per noi la palestra, il luogo dove si svolge sport, è anche un luogo terapeutico per gli ospiti delle nostre case alloggio e anche del centro polifunzionale. Infatti, in questa iniziativa, in questa manifestazione, disputeranno delle gare ragazzi, amici, l'uno contro l'altro, in varie discipline, dal tiro con l'arco al minigolf, al torneo di bocce, al calcio a 5, e quindi ci saranno delle vere e proprie sfide del pubblico, quindi invitiamo anche la cittadinanza a partecipare. È una bella esperienza, per noi lo sport rappresenta un elemento molto importante, lo svolgiamo all'interno della polisportiva Linus a Sala Bagnano, che è una palestra scolastica affidataci dal comune tanti anni fa, dove continuiamo da tanti anni a fare attività sportive e anche a Nonno Emilio 1, dove appunto facciamo sport a mezzo cavallo, il tiro con l'arco e diciamo percorsi molto significativi per i nostri utenti. Come dire, in bocca al lupo a tutti coloro i quali partecipano, un grazie a tutti coloro i quali lavorano perché questa iniziativa si realizzi, quindi gli operatori, i responsabili, gli istruttori sportivi. E poi voglio anche dire, lo sport per noi non è solo per le persone speciali, ma anche per le persone normodotate, a volte facciamo anche progetti inclusivi e che Ginnastica Salerno, che è un braccio operativo di Rete Solidale, quest'anno ha conquistato due medaglie con Salvatore Maresca agli assoluti di ginnastica artistica, una medaglia di bronzo e una medaglia d'argento, ed è convocato quindi dalla nazionale per il collegiale estivo. Quindi siamo particolarmente fieri del lavoro perché se si lavora bene, se si attrezzano le strutture, se ci si mette al servizio dei cittadini organizzando strutture adeguate, formando i tecnici per lo svolgimento delle attività, grandi successi si possono ottenere. Dal tiro con l'arco al basket, all'equitazione, tantissime attività, un programma nutrito e ricco per questa 14ª edizione delle Olimpiadi speciali organizzate da Rete Solidale. Sì, sono proprio queste Olimpiadi speciali in cui i ragazzi saranno coinvolti in molteplici discipline sportive. Infatti abbiamo un programma molto ampio della settimana, a partire proprio da oggi, 21 luglio, presso la Fattoria Sociale Nonno Emilio, avremo il torneo di calcio a 5 e il torneo di tiro con l'arco. Per poi proseguire il 22 luglio, la mattina alle ore 10, sempre presso la Fattoria Nonno Emilio, dove avremo mentre il torneo di calcio a 5, minigolf e il torneo di nuoto. Poi proseguiamo presso la struttura Casa di Vito il 25 luglio, sempre alle ore 10, dove avremo il torneo di bocce. Continuando il 26 luglio, sempre alle ore 10, presso la polisportiva Linus, con il torneo di basket. Poi avremo una giornata conclusiva, quella del 28 luglio, presso il palazzetto Acquamare, dove faremo dei giochi di ginnastica generale e avremo un'esibizione della squadra di ritmica, dove sono proprio le ginnaste campionesse italiane SOI che ci allieteranno con il loro spettacolo. Al termine di questo spettacolo faremo le premiazioni conclusive di tutti i tornei che si sono svolti durante questa settimana di sport e quindi saranno premiati tutti i ragazzi. Inoltre faremo anche una classifica per ogni torneo effettuato dei primi tre classificati. 5 giorni che li terranno impegnati, però loro già tutto l'anno fanno delle attività legate comunque allo sport. Sì, loro sono sempre impegnati, questo è solo un modo, queste Olimpiadi, per far sì che loro possano essere coinvolti in diversi tornei e quindi mettere a punto tutto quello che loro durante l'anno hanno effettuato.